Ed eccoci qua, siamo in conclusione di questa bellissima puntata dello Speed Down. Naturalmente qui adesso non li abbiamo citati tutti quanti, ma abbiamo dei campioni, campioni che hanno vinto anche la scorsa praticamente gara che si è svolta a Malegno, dico bene? Quindi sono qui dei ragazzi che hanno vinto queste gare. Però adesso volevo ripassare la parola al signor Carlo dell'Associazione Sportiva Ruote Libere di Brescia per un annuncio. Cosa voleva dire? Diciamo che la cosa può essere interessante per i vostri telespettatori, nel senso che spesso a volte, soprattutto con i ragazzi, che è un Sì. aspetto che mi interessa molto, i genitori non sanno magari come fare o si spaventano magari di fronte ad un acquisto di un Esatto. mezzo sulla costruzione, Sì. eccetera, eccetera. Noi come associazione sportiva abbiamo un mini kart identico a quello del nostro campione Federico, identico, che sempre lo scorso anno è arrivato secondo sul podio, sempre alla stessa gara di cui Federico ha Sì. vinto, e che adesso è di nuovo in prestito d'uso dalla stessa ragazzina che ha vinto il secondo piazzamento della gara europea. Quindi a finire la stagione è impegnato, però diciamo che nel 2012, se c'è qualche genitore che ha voglia di voler far provare i figli prima di ovviamente affrontare Sì. spese, può farlo, magari si mette in contatto con il CSI Valle Camonica, che conosce bene i Questa nostri associazione. recapiti. E l'importante è che ci siano i genitori, come il papà di Federico, che abbiano voglia di seguire la Come manutenzione del mezzo, faccio? perché È la messa a posto. Esatto. poi va bene. Grazie. Grazie a lei. Grazie Carlo, grazie mille. Naturalmente io rivolgerei un altro grande applauso al campione europeo Federico Raggi. Eccolo qua. Complimenti. E al campione del mondo Luca Santolamazza. Abbiamo davvero avuto la fortuna di avere qua due campioni. Davvero grazie, grazie per questa nostra trasmissione qui CSI. Naturalmente abbiamo Facciamo. avuto anche il piacere di avere tutti i nostri Magari potremmo ospiti. anche fare un giro rapido per Sì. conoscere appunto tutti quelli che purtroppo per mancanza di tempo non abbiamo potuto intervistare. Allora, nome, nome, nome. Giorgio. Daniele. Vai. Luca. Luca. Robert. Pierluigi. Tutti questi del team Missili di Malegno. Mentre invece abbiamo del team Salvo. Nica. Nome? Salvo. Salvo. E Arcangelo. Arcangelo che tra l'altro ha vinto domenica, poi abbiamo del Dream Team ossimo. Gino. Com'è? Gino. Gino che ha vinto anche lui domenica. Bene, grazie mille. Sì, un ringraziamento e ti chiedo solo una domanda, velocissima. Se uno vuole cominciare con lo speed Iniziare. down, cosa deve fare? Le primissime cose. Allora, prima cosa è informarsi su che tipo di mezzo vuol correre, perché ogni mezzo e ogni categoria c'è un suo regolamento molto specifico. Secondo, informarsi col CSI, che dà tutte le indicazioni giuste, e poi aggregarsi un gruppo che può aiutarlo nella costruzione e nel seguirlo nelle gare, Benissimo. nelle iscrizioni. Perfetto. Grazie Andrea. Altra cosa Vai. importante, anche per noi, per chi volesse provare, soprattutto nella categoria, diciamo, dei brussi, Sì. e in quanto riguarda la cosa più semplice, noi abbiamo dei mezzi a disposizione. Sì. Può trovare tutte le informazioni sul nostro sito www.teammissilimalegno.it, www.teammissilimalegno.it. dove lì ci sono dei recapiti telefonici Sì. dei nostri Ok. concorrenti, e lì potrà iniziare anche semplicemente con dei brussi oppure con un Con dei kart. card o altre categorie. Esatto. Altro Ringraziamenti. ringraziamento, voglio ringraziare soprattutto il CSI di Valle Camonica, Sì. anche e soprattutto nella persona di CECCON, Claudio, dottor Claudio Secon, che è Segretario. responsabile del settore Speed Down, che Esatto, che ci salutiamo e segue in quasi ringraziamo. tutte le gare, e anche perché è lui che porta avanti soprattutto questo sport in Valle Camonica. Grazie. Bene, ottimo. Grazie a voi. Grazie per la vostra presenza qui. Sto guardando questa ripresa, è È bellissima, è fantastico, vero? fantastica, davvero. Siete grazie per aver portato tutti questi mezzi, davvero è stata secondo me una bella puntata, almeno qui l'abbiamo Esatto, vissuta sì. così.